Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Giampetruzzi, Luca G, una nuova puntata di Decadenze in Video, la rubrica dove vi racconto e vi faccio ascoltare la dance degli anni 90 in diretta sulla nostra pagina Facebook. E fa caldo, molto caldo, e quindi tra le cicale e il condizionatore cerchiamo di rinfrescarci ascoltando un po' di sana musica dance degli anni 90. Nelle puntate scorse ho messo, diciamo, vi ho raccontato e vi ho fatto ascoltare diversi pezzi dei primi anni 90 e di metà anni 90. Adesso ci spostiamo un po' verso la fine di quel decennio. E vi racconto un po' di alcuni dischi, diciamo, del trend che c'era in quegli anni, trend che tornò ad essere su una dance più cantata, più italo, diciamo, dopo che negli anni, nel biennio 96-97, le sonorità si erano spostate verso la progressive, verso pezzi più strumentali, anche se diciamo che all'estero il segno fu lasciato solo da Children di Robert Miles principalmente. Dal 97 invece, dall'estate del 97, ma ancora di più nel 98 e nel 99, la dance tornò ad essere cantata e, come detto prima, ad avere un suono un po' più italo. I successi diventarono all'estero un po' più, come dire, un po' più frequenti, a iniziare ad esempio dalla primavera del 98 con Temperer, con The Temperer featuring Maya, ovvero Mario Fargetta e Alex Farolfi di Radio DJ, che con la loro Feel It, ricavato, diciamo, da un vecchio pezzo dei Jackson 5, riuscirono ad arrivare alla numero uno nella classifica di vendita inglese, che, insomma, a quei tempi era davvero un grande risultato. Sempre nel 98, adesso iniziamo ad ascoltare qualche pezzo, c'era un disco che andò molto bene in Francia, dove vendette più di 100.000 copie. Era uno, tra l'altro, dei miei preferiti di quel periodo, ed è Free dei Bacon Popper, prodotto da Paola Peroni, dopo dalla DJ bresciana Paola Peroni, che tra l'altro saluto, e dopo proprio andrò a leggere un estratto dall'intervista che abbiamo fatto con lei sul nostro secondo libro, Decadence Appendix. Adesso andiamo ad ascoltare Free dei Bacon Popper dell'estate 1998. Vediamo se becco il solco giusto.
Era Free di Bacon Popper dell'estate 98, successo in Italia e in Francia, e con il sample famosissimo di New Year's Day degli U2. Come vi dicevo, avevamo intervistato Paola Peroni, la produttrice di questo brano, all'epoca del nostro secondo libro, Decadence Appendix, e ci aveva parlato proprio di Free, dei Bacon Popper. Vado a leggere. Ogni produzione dei tempi ha segnato un momento storico della mia musicalità. Free di Bacon Popper fu un successo, ma a livello produttivo un vero travaglio, visto che quando iniziai a lavorare sull'idea di rielaborare il tema di New Year's Day degli U2, ero ancora in DJ Movement, dove tirava una brutaria tra i soci. Ero solo in studio, non bravissima con gli strumenti, mentre loro discutevano sul futuro dell'azienda. Nessuno capì la potenzialità della base montata su quella melodia e così con sofferenza abbandonai il tutto. Nel 1997, quando cambiai struttura e passai in Syfam, la ripresi per il progetto Baby Doll col brano U2, in chiave progressive, alla BBE per intenderci. In quel periodo andai a suonare in Germania e portai con me vari promo per le radio, tra cui anche U2. Un DJ di Colonia, dopo averlo ascoltato, mi consigliò di sfruttare meglio l'idea, utilizzando però una base simile ad una delle produzioni proposte sulla mia label Snap and Shake, ovvero Boom Boom di 8Mix. Tornata a Brescia, lanciai l'idea al team in un pomeriggio appena nacque Free. Lo pseudonimo Bacon Popper venne pensando al rendere attuale un disco pop del passato, giocando nel contempo sul doppio senso del nome. Ecco, questo è quello che ci aveva raccontato un po' di tempo fa Paola Peroni proprio su questo disco. Adesso cambiamo disco, ovviamente vi sto parlando della dance del 98 e del 99, dance che, come ho detto prima, tornò ad essere molto cantata, molto pop, molto italo, e i successi all'estero, in Italia e all'estero, ce ne furono diversi. Ora, io dal mio archivio ne ho presi un pochettino, ne andiamo a vedere alcuni del 98 e del 99. Simon J, Paradise, remix di Eiffel 65, T42, Melody Blue con il remix di Fargetta. C'è anche questo qui che andiamo ad ascoltare, ed è Two Times di Enli, uscito a fine 1998, è arrivato poi al successo, se non ricordo male, in Inghilterra arrivò al numero 2 della classifica di vendita, un altro grande risultato. I produttori erano gli stessi praticamente di Wakefield, ovvero Larry Pignagnoli e anzi c'era, se non ricordo male, sì, Marco Soncini. Progetto che arrivava da Reggio Emilia, dall'Emilia Romagna, e non solo erano gli stessi produttori di Wakefield, ma anche la voce, ovvero quella di Enerly Gordon, era la stessa che interpretava proprio i brani di Wakefield a metà degli anni 90. Andiamo ad ascoltare Two Times, vediamo qual è la versione giusta, dovrebbe essere questa, la Original Edit Mix. Thank you.
Era Two Times di Ali, fine 1998, ma poi arrivato al successo all'inizio del 1999 con l'entrata in classifica sia in Italia sia all'estero, con la numero 2 nella classifica di vendita inglese. Nel nostro primo libro abbiamo anche abbiamo scritto di lei e vi vado a leggere uno stralcio. E tra i personaggi più conosciuti della danza anni 90, grazie alla partecipazione a diversi progetti come voce ed autrice, Wigfield, Charm, JK, Ellen Jo e Corona, per cui scrive con Ivana Spagna Try Me Out e I Don't Wanna Be a Star. L'inglese Enerly Gordon trova il grande successo da solista nel 98-99 attraverso lo pseudonimo Ann Lee e il brano Two Times, caratterizzato da una contagiosa melodia. La produzione di Marco Soncini e Larry Pignagnoli, tra i più importanti hitmakers italiani che vantano progetti come Wigfield, Spagna e più recentemente Benny Benassi ed Ingrid, tutti realizzati negli studi della Off Limits Production a Reggio Emilia. E, quindi è stato un grande successo quello di Ann Lee. Andiamo a vedere degli altri dischi che avevo recuperato dal mio archivio. Ve ne volevo far ascoltare uno che è stato sì un successo in Italia nell'autunno del 1998, era molto particolare, ovvero quello dei 50-50, Tonight I'm Dreaming, su Art Records del gruppo Dancework. Ovviamente, essendo in diretta, diciamo, perdonatemi alcuni errori o omissioni, ma come dico sempre, l'età avanza, quindi qualcosa può scappare. E, andiamo ad ascoltare la versione Blue Moon Mix, che era quella proprio remixata dal team della Dancework, per un brano che nella versione originale era decisamente diverso, non era anzi neanche troppo dance. 50-50, Tonight I'm Dreaming. Andiamo a vedere prima. La versione, a proposito di errori, questa non era la Blue Moon Mix ma era la original, come vi dicevo, quindi devo girare l'altro, scusatemi, non avevo notato il centrino, la scritta sul centrino. You know what you're doing, baby. 'Cause you know.
50-50, Tonight I'm Dreaming, un duo inglese, però il disco, in questa versione, la versione principale, fu remixato da un team italiano, ovvero quello dell'etichetta milanese Dancework. Tra l'altro, riguardo questo disco, su vari siti specializzati hanno attribuito la voce di questo disco a John Biancale, che è un vocalist canadese, però che vive da anni in Italia, che ha cantato diversi pezzi degli anni 90, diversi pezzi dance degli anni 90, tra cui quelli di Billy Moore. Ecco, molti affermano che la voce in questo disco sia la sua. Assolutamente no, vi smentisco questa cosa subito e nella maniera più assoluta, visto che la voce è di questo disco e del duo 50-50 era quella di Steve Trowell, che è appunto un vocalist inglese che faceva parte di questo progetto. Vocalist che poi prese parte ad un progetto sempre italiano a fine nell'autunno 99 della Time, ovvero Apple 9 What You Do To Me, che era cantato dalla stessa voce. Quindi non è assolutamente di John Biancale la voce, diffidate da alcuni siti specializzati, alcuni molto noti, ma insomma la verità è tutt'altra ed è quella che vi ho raccontato io e quella anche che abbiamo scritto nei nostri libri, e quindi dove trovate, chi l'ha comprato lo sa, cose uno veritiere, cose soprattutto che non trovate scritte su internet. Saluto ovviamente tutti quelli che mi stanno guardando, che stanno ascoltando, e sto parlando della dance di fine decennio degli anni 90, del 98 e del 99. Uno dei successi, passiamo al 99, che è stato un anno denso di successi per la dance prodotta in Italia, diciamo da traino sicuramente sono stati gli Eiffel 65 con Blue, oppure Prezioso e Marvin con Tell Me Why, e anche ovviamente Gigi D'Agostino con tutte le sue hit Bla 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 o Another Way o L'Amour Toujours. E proprio riguardo gli Eiffel 65, uno dei successi dell'estate 99 fu remixato da loro, ovvero quello di Kim Lucas, All I Really Want, che andiamo ad ascoltare un pezzettino. Kim Lucas con la K, come recitava il titolo del suo album With the Key, che ovviamente vuol dire con la K, visto che tutti o quasi scrivevano il suo cognome con la C, ed era ovviamente ed era errato, perché Kim Lucas è scritto con la K di Lucas. Andiamo ad ascoltare All I Really Want, remixato dagli Eiffel 65.
Kim Lucas, All I Really Want, con il remix degli Eiffel 65, uno dei tanti successi del 1999, annata particolarmente fortunata per la dance prodotta in Italia. Kim Lucas, tra l'altro, era una cantante inglese che viveva da anni in Italia e questo disco fu prodotta dal team di Roberto Turatti, che è un produttore fortissimo negli anni 80 con la Italo Dance di prima generazione. Saluto Nunzio Marzulli, saluto Marco Foti che scrive: la dance che intendiamo noi, l'apice è stato 94-96. Sì, metà anni 90, sicuramente 93, 94, 95 sono stati anni fortunatissimi, la dance vendeva tanto, però insomma anche il 99 in quanto a numero di successi dance che hanno venduto all'estero ce ne sono stati diversi, fu un po' un anno, l'anno della resurrezione un po' della dance prodotta in Italia. Diciamo, questo lo aggiungo io, fu un po' il canto del cigno, ecco, se vogliamo dirla tutta, visto che poi nel millennio dei 2000 diciamo la dance italiana non fu poi particolarmente fortunata da quel punto di vista, ecco. Andiamo ad ascoltare, e direi che è l'ultimo che andiamo ad ascoltare. Chiaramente non volevo far ascoltare i soliti successi, ma visto che un po' me l'hanno chiesto dopo aver fatto ascoltare nelle diverse puntate scorse un po' di dischi di inizio anni 90 e della metà degli anni 90, sto facendo ascoltare, insomma, anche per accontentare un po' tutti, dei dischi di fine decennio degli anni 90. Non volevo far ascoltare i soliti, anche se nei dischi che ho selezionato ci sono praticamente tutti, quindi Blu oppure quelli di Gigi, però insomma facciamo ascoltare anche dischi che sì, sono stati dei successi, però ultimamente quando si parla di dance negli anni 90 che viene passata in radio, diciamo non vengono trasmessi molto. Quindi adesso facciamo ascoltare disco dell'autunno del 1999, Lady Violet, Inside to Outside, che era tra l'altro una cover di un pezzo degli anni 80 dallo stesso nome di Limahl. La cover fu fatta molto bene e il remix, la versione principale, fu curata da Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Andiamo ad ascoltare Inside to Outside di Lady Violet. Allora, 45. It's running out.
Lady Violet, Inside to Outside, autunno del 1999. Tra l'altro questo primo singolo di Lady Violet fu interpretato da Melody Castellari, che era una cantante, una turnista, come si diceva all'epoca, che aveva cantato anche altri pezzi dance. Tra l'altro in quel periodo aveva cantato, se non ricordo male, Dear Talk To Me, quindi la voce era la sua, quindi la stessa di Inside To Outside, mentre dai singoli seguenti di Lady Violet la voce fu di Francesca Messina, che poi fu anche ovviamente l'immagine del progetto. Abbiamo ascoltato un po' di singoli dal 98 e dal 99, saluto anche Riccardo Indelicato e Christian Zorzan, o Zorzan. Marco Foti ribadisce il suo, come dire, la sua predilezione per la dance di metà anni 90, che assolutamente mi trova d'accordo, però ripeto, di quel genere, di quei dischi, diciamo, ne ho raccontato, ne ho fatto ascoltare tantissimi nelle puntate precedenti, sia di inizio anni 90 sia di metà anni 90, quindi questa puntata l'ho voluta dedicare alla dance di fine decennio dei 90. Ora, ce ne sarebbero tanti, tanti altri, non so, ecco, un disco che mi piaceva molto era questo qui, 2000, con Fire, con la voce di Decline, oppure c'era, insomma, ecco, questo, ovviamente, L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino, insomma, il doppio album, oppure, sempre nel 99, Episode 1 degli Eiffel 65, quindi che conteneva Move Your Body, My Console e Europop, che era anche il titolo del loro primo album. Insomma, nel 99 comunque ci sono stati diversi successi. Ne abbiamo ascoltati un po', ne ho raccontati un po', ovviamente poi la puntata sarà disponibile sulla nostra pagina Facebook per essere rivista. E nulla, con il ronzio delle cicale, con il ventilatore e 38 gradi di Bologna, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Decadence in video. Ciao a tutti, da Luca G.